Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponzacchini veri e siamo immobilieri. Rosso blu, rosso blu, rosso blu, i colori della nostra gioventù. Allo stadio Filippo Raciti per la 10ª giornata si affrontano Quarrata e Ponzacco. Quarrata che arriva a questo appuntamento senza due giocatori importanti come Brancaccio squalificato e Marrani infortunato. Il Ponzacco, dopo la vittoria su Zamarca Menza, cerca 3 punti che, vista la nuova classifica completamente cambiata dopo la radiazione dovuta al fallimento della Forz Lucchese, proietta la squadra di mister Lazzini al primo posto insieme a Pietrasanta. Inizia la gara con un Ponzacco che aggredisce subito il Quarrata per far capire che vuole subito i 3 punti. Qua è Beltramme che cerca di entrare in area, si difende bene il Quarrata, Balleri la sua palla per Doveri, chiude Cariello, respinge la difesa, ma è ancora Davini che recupera palla, appoggia per Balleri, ancora un traversone in mezzo per Granito, la sua sponda intercetta il numero 6 Mangoni e poi il Quarrata riesce a liberare l'area di rigore. Al minuto numero 7 Bortoletti di testa in mezzo per Brondi che recupera una bella palla, cerca di far tutto da solo, di entrare in area, ma il numero 5 Savia riesce a chiuderlo e a far ripartire la squadra pistoiese. Ancora Ponzacco con Bortoletti che appoggia per Brega, la sua sponda per Doveri, il suo tiro è fortissimo, insidioso, ma Flauto respinge, Beltramme arriva sulla palla, non riesce ad angolare bene il pallone, ancora Flauto in calcio d'angolo, si fa vivo il Quarrata al 14° minuto, corner, Cappellini respinge, Brondi manda fuori, ma il numero 7 Mangoni che il suo tiro per Cappellini riesce a deviarlo fuori area. È ancora Ponzacco che aggredisce la costruzione di gioco del Quarrata, Balleri recupera una bella palla, Granito, palla dietro per Brondi, il suo stop, il tiro angolatissimo, Flauto non può nulla e il Ponzacco è il vantaggio. Al 18° minuto Mattia Brondi con un diagonale perfetto a battere il numero 1 pistoiese. Siamo al minuto 18, il Ponzacco è già in vantaggio per 1-0. Una gara che si incunea subito come voleva mister Lazzini, un campo difficile per giocare una manovra, essendo un campo molto pesante. Come vedete sono molti lanci lunghi per il duo d'attacco Brega-Granito. E ancora Brega, giosta una bella palla a centrocampo per Brondi, dai 35 metri il suo tiro, palla alta sopra la traversa. Ancora Ponzacco, ancora Granito, cerca di saltare un difensore, viene steso giù, l'arbitro lascia correre, ha lasciato correre molto il signor Spataro della sezione di Siena. Numero 11 Iovi sulla sinistra, sulla destra punta Davini, scarica al centro per Bastoggi, il suo tiro è respinto da Barzotti, ancora Bastoggi recupera palla, ma è sempre il numero 5 Ponzacchino Barzotti a difendere al meglio la propria squadra. Granito lancia lungo per Brega, cerca di girarsi, ha due difensori alle spalle, ma prova a far tutto da solo, il suo tiro, Flauto respinge, ma è Cariello che salva su Granito. Ma sul corner Barzotti, palla in mezzo per Brega, ancora Flauto respinge, ma Granito si avventa come un falco e porta a 2 le reti del Ponzacco. Al 45° minuto Ponzacco 2, Quarrata 0, Jonathan Granito, 10° gol stagionale su 9 incontri, già in doppia cifra il bomber rosso-blu. Ma all'ultimo minuto di recupero, ancora palla in mezzo, Beltramme, il suo stop, il tiro deviato leggermente da un difensore del Quarrata, la palla si incunea sopra Flauto e il Ponzacco praticamente mette in cassaforte la partita già alla fine del primo tempo. Un Ponzacco devastante su un campo molto pesante dovuto dalla pioggia prima e durante la gara. Primo tempo, Quarrata 0, Ponzacco 3. Nell'intervallo nessun cambio per le due formazioni, riparte il Quarrata con una reazione più nervosa che sul piano del gioco per vedere di riaprire la partita, una reazione a tratti agonisticamente anche abbastanza
pungente, come in questo caso Mattia Brondi, circondato e steso da due avversari pistoiesi. Il campo diventa ancora sempre più pesante, visto la pioggia che è perdurata per tutto l'incontro della partita. Qua un calcio di punizione del numero 10 Bastoci, ma Mangoni di testa manda la palla al lato. Il Ponzacco come può cerca la ripartenza in contropiede con Brega e Granito. Brega che nel fango cerca di liberarsi di Cariello, si libera il tiro, flauto, in due tempi riesce a parare, ad evitare il quarto gol del Ponzacco. Primi cambi per mister Lazzini, esce Brega, entra Federico Tamberi, altri minuti nelle gambe per lui. Dopo pochi minuti un altro cambio, esce anche il compagno di reparto Granito, entra il Bebe Agostini. Due cambi per preservare anche i due attaccanti in vista della sfida di mercoledì contro l'Albinia. Qua è Tamberi che in slalom salta due avversari, lancia per Bertram, è bello lo stop per numero 7 Ponzacchino, a tu per tu con flauto, ma si impone e poi salva sulla riga un difensore del Quarrata e lascia la palla in calcio d'angolo. Riparte ancora il Ponzacco con Agostini, cerca di arrivare sul fondo, il suo cross però è fuori misura. Pochi minuti al termine, esce anche Bortoletti, bella prova anche quest'oggi del numero 2 Ponzacchino, prima terzino destro, poi a sinistra entra Dinelli che va a occupare il posto lasciato da Bortoletti. E ancora Tamberi con un tiro da 25 metri, palla di poco fuori al lato. La partita sta per volgere al termine, si attende solamente il fischio finale del signor Spataro della sezione di Siena, che avviene in questo momento. Squadre sotto la doccia, Quarrata 0, Ponzacco 3.